Maradona deve venire a tutti i tornei. Tornei di ogni... Tutto il mondo. Tutto il mondo. In sapere. Pakistan devono tremare quando sentono patate una Arlanash contro patate 83. Intanto, allora, Nina patatone. Peng. Allora, chiara la strategia di Kiflum, vuole uscire dalla pressione di Snake di Nina. In modo più assoluto, quindi UF2. Ma per chi si va a complicare la vita che Avi Poll contro Nina che è un mostro la fa picchiare Peng? Ha detto pure con un accento pesante. Rospire, ma per chi si va a complicare la vita? è incazzato. Cioè, Mario di Bici la busca in terra. Cross. Chi si va a complicare la vita? Vai a vedere la partita. Allora. Cross la doveva condividere con il mondo questo tuo pensiero. Ma chi torna di Napoli? Sì. Angri Salerno. Però comunque la partita inizia. La partita iniziata in questo caso. Piacala Paish non riesce, TF2-2. Dopo gli chiederemo questa cosa. Chiederò questa cosa è il Mignato. Il Mignato. Non ce la faccio, perché mi vuole male. Qua però è entrato in counter Chris, questo mi è piaciuta. Fa step F214 molto molto bene in counter, attenzione. Un po' strano. Cerca... Ah, i setup. Setup proprio dell'ultima ora. Si porta a casa il primo round. Io lo round direi a vita, no Chris, di... Chiamalo un attimo, dì che è un deficiente. Qua deve punire meno 12 che la stringa, però non credo che sappia in questa cosa. Buon punish, ottimo punch da parte di Kiflum. Ah, perfetto il blocco qua, nulla da dire, ottima difesa. Vediamo un po'. Cerca la presa da backdoor, riesce. Aia. 50 Resa danni. Più ignorante della storia di Tekken. No. Però 1 più 2 ed è... 50 come danni. Animazione sicuramente è ignorantissima. Sì, con l'intera spina dorsale, ti ammazza qui. Ora 2 hop kick, proprio i setup spallata. Sono i setup dell'ultima ora praticamente. Un'altra volta uno più due. Ottimo, no, invece lo Perry. Kiflum is on fire. No, niente. Porta a casa niente, il niente, Kiflum niente. Non ha pietà. Io vorrei veramente prenderlo a ceffone in questo momento. Lo voglio ammazzare a Kiflum. Magari avrei dopo la. No, ma DF3 1 più 2. Ma basta sto setup. Ecco che Chris opta per giocare da, Anna. È da Grandmaster che si fa questo setup tutta la vita fino a Tekken God Omega. Funziona. Ma basta. Finché funziona. No, ecco è insopportabile, non ce la faccio. E si è concentrato, si è preso Anna diretto in selezione semplice. Kiflum addormentato come sempre. Kiflum non ha emozioni. Non ci sono emozioni. Non le ha mai avute. Ma tu lo vedi anche al di fuori praticamente. Wow, l'ho letto come un libro. DF3 1 più 2, non dico niente. Allora, VR3 ovviamente classico. La pressione. Ottimo step a sinistra. C'è Crocchi Zeme. Bravissimo! Qua ottima cosa perché praticamente ha voluto forzare il mix up, che è una delle cose migliori di Anna. Non può fare un F2, sono contento. Non la migliore cosa a punire di B1 più 2. Ottima leggera in questo caso. Muro. Bravo. È andato col medio, non ha voluto rischiare più di tanto e ha pagato in questo caso il mix up. Qui sì, option select annulla completamente questa cosa qua. Arriva un muro con l'occhi, molto bene. No, questo è un setup che conosce. Questo è un setup che conosce, non può farlo. Un punish. 10, ottimo punish. 4. Ottimo duck, e qui mi sa che è morto se fa la combo giusta. Non fa la combo giusta. Giusta la decisione, perché era l'unica opzione che poteva fare rimanere safe. Hip Pump ora, con tutto il male che lo voglio, sta facendo il giusto, una grande partita. Sta facendo le cose giuste di Feng, praticamente. Magia di Kiflum. Magia, devi stare fermo. Chris paga la sua aggressività. Deve essere più paga fino ad un certo punto, perché D3-2 è così. Arriva al muro. D3-2 è così. Allora, S3. Bravo. Non può tirare però. Cioè, sto a più 4, lui comunque si attira. Questo è il problema di Giffin, un po'. F4. Non ha avuto paura di chiudere la partita qua. Un round almeno se lo prende anche meritatamente, se ti posso dire, perché non sta giocando male. Mi sembra giusto, dopo tutto quello che gli ha tirato. Pam per focaccia di B3, così, dal nulla. Secondo me vuole lo splat. Noi ci arriviamo a F2, invece l'ha preso in pregio. No, ha sempre fatto bene un F2. Un F2 è la soluzione là per il mix up. Fino a 16 non lo punisce bene. Al down jab ci sta per il down jab là per chiudere. Un D4 range testando l'optic.
buono. Porta a casa. Ha fatto di B3 come opzione. Cioè, darà la rimonta? Si spera. Speriamo. 10 non punisce. Orfeo 2. Non lo so più Orfeo 2 praticamente. E ora va per i bassi. Ottima cosa, Emma. Ah, vabbè. Hanno dato troppo scontato, troppo scontato. Quello è il problema di Chris in questo caso. Fare una stringa del genere, guarda che si è beccato. No. Ah. Cosa è successo l'asse? L'asse, attenzione. Non si, ci sono... Ottimo, oh, fantastico. Stefano con la regione potrebbe uccidere. Stefano con la regione, vai con la spallata. Ottimo. E lo anticipa! Bellissimo. Lo anticipa! Clamoroso! Fantastico! Quello ha fatto una cosa Chris veramente intelligente! Veramente intelligente! Chris forza! Spaparanza nella sedia! Ha forzato un'altra volta il setup! Guardate qua la combo qua! Pieno di soddisfazione! Combo perfetta! E qui keep out non la cosa migliore, doveva essere più paziente Keyflom. E quello che diciamo gli manca. 1-1 fa. Partita che ci sta regalando emozioni. Non si abbassa sulla stringa. Prende il counter hit. E qua è il momentum tutto dalla parte di Chris. Ottimo wall carry. Culata, colpo di pacca praticamente. Una cosa. 1+2 così. Si ha portato il mix up a muro che non gli serviva Mario neanche. Non riesce a essere neutrale. Ama troppo Keyflom. Allora, io lo voglio in realtà tifferei anche per lui. Però 1+2 là. Play, ragazzi, che Chaos Judgment, fantastico. Qua ha fatto una grande lettura Warped, e finalmente usa la mossa per annullare le entrate sotto il DFU di Anna. Poi plus frame, ottimo punish. Poi abbassarsi e punire meglio e premere ancora, bravo. Poi più due anche la maschera con l'Italia. Attenzione, cosa succederà? Ha aspettato. Ha provato il colpaccio, non c'è riuscito. Allora, sta facendo comunque stanno facendo una buona partita alla fine. Che questo è un bello parry, perché lo ha fatto un'altra volta, l'ha fatto prima effettivamente questa cosa. Ha fatto di 4 di B3 e FC di F1. Cerca il launcher, sai? Attenzione qua. Lo poteva andare, ottimo F2. Ora si ritrova lui a muro. Deve splattare. Non so se ci riesce. Non c'è forse non la migliore cosa. Vabbè, una punizione la prendiamo. Cosa riesce a fare? Ancora plus frame. Buona cosa, ottimo punish. Eliminato. Sidestep 4, crudele. Schiosissimo. A me piace che lui non abbia alcune emozioni. Fa sidestep 4, una cosa che non dovrebbe fare. E sono emozioni. Ancora lo prende in counter. No, sbaglia la combo. Però, no, li ha presi tutti. Praticamente il mix-up si è preso tutto. Si abbassa troppe volte. Deve essere... concentrato, deve capire la cosa. Mamma mia, però bravo, molto bravo. Presa, ottimo skip da parte di Chris. Buona punish, molto bene. Ancora buono, è giusto che gli metta pressione con le prese. Attenzione qua, FP2. Ottimo, splatter è finita. Fantastico, fantastico. Bella partita per te, però era la migliore del torneo. Bravo Keyflom in questo caso.